Abbiamo sentito parlare del rugby e ho saputo che facevano gli allenamenti alla casa del Balilla, che è lì in via Lova, e c'è ancora la casa del Balilla. E lì c'era la palestra, che era il signor Bruni si chiamava, che era l'allenatore del rugby e era anche dell'atletica leggera. E tre o quattro miei amici decidiamo di andare giù anche noi. E andiamo là, cominciamo a fare, ti chiede questo e quest'altro, ma quest'altro, se vogliamo giocare al rugby, perché la squadra lì. Difatti dopo si andava al campo militare a fare gli allenamenti, e dopo comincia a fare la squadra, dice questo e quell'altro, ma non eravamo in molti, perché la squadra è 15 elementi che giocano. Infatti lì andiamo giù, cominciano a fare le prime esperienze del gioco, come è fatto questo. Insomma, dopo un po' di allenamenti, non allenamenti, decidono di andare a fare una partita e siamo andati a Verona, mi pare. E lì a Verona non siamo riusciti a superare la metà campo, perché facevamo tutte punizioni contro di noi, perché del gioco sapevamo niente. Dopo pian piano, in tre di quelli che siamo andati giù, noi sono rimasto. E io sono rimasto. E l'allenatore, tu giocherai di mediano di mischia. L'altro era mediano di tallonatore, era quello che doveva tallonare in favore alla tua squadra, con il pallone, quello lì è il tallonatore. Insomma, lì abbiamo giocato e pian pianino. C'è anche, comincia il campionato, abbiamo vinto parecchie partite, ma c'era parecchie volte che non eravamo in 15, non c'era neanche la riserva, giocavamo in 14. E io, quando si andava in campo, dovevano presentare la tessera di fascista, ma io di tessere fascista non ne voglio. E allora facevano foglietto che ho pagato, questo qui, e davano all'arbitro tutti i nomi di quelli che erano. L'allenatore lì pensava lui, perché a me mi interessava niente della tessera e non tessera del fascio, io non lo voglio. Tra l'altro, in quel periodo lì, nelle fabbriche, si lavorava anche di domenica, e un giorno della settimana facevi festa, però c'era la domenica da giocare. E mio padre dice, tu non vai a giocare, devi andare a lavorare. Tanto per dire. E allora mi pagavano la giornata della domenica, l'allenatore lì, dal fascio, il cacchio che era, mi davano la cifra, non ricordo, poi era via un miliardo, non si più. Però la domenica mi dava quello che era stato stabilito. Siamo al campionato, ho giocato a Como, a Bologna, a Livorno abbiamo giocato all'Accademia Militare, all'Accademia Navale. Siamo andati dentro nel campo due o tre città, infatti, perché l'altra parte erano già occupate, la compagnia bella, no? Sussurrava
Insieme a Faro gioca a rugby un altro partigiano, Nadir Gambetti, impiegato delle poste. Catturato in montagna nel novembre del 1943, viene portato a Brescia e consegnato ai nazisti. Il 2 dicembre è condannato a morte con altri due partigiani. Viene fucilato il 6 gennaio 1944, all'età di 21 anni. Poi ha giocato anche lui a rugby. Lui è stato preso in montagna ancora nel 44, all'inizio del 44 mi pare. Era fucilato a Verona, credo. Abitava vicino a noi, lì, al quartiere. Quartiere lì vicino adesso lì, via Rose di sotto, eravamo una cerchia di giovani che abitavamo lì e parecchi della zona erano via militari. Io il militare non l'ho fatto perché sono tagliato la porta, altrimenti era già arrivato per andare a Venezia alla visita, perché in marina, nelle fabbriche mandavano in marina. Per il fascismo io direttore ero partigiano, se mi prendeva quel signore che un po' che è morto, che parlava così bene, tutte le strade che aveva scritto lui, quello del MIS, almirante, c'era ordine di fucilare, scritti anche per le strade, compagnia bella. Quei briganti neri mi hanno arrestato. Faro e un altro partigiano vengono investiti da una scarica di mitra sparata da uno o più fascisti. Il suo compagno muore sul colpo. Faro, seppur gravemente ferito, si salva. Naturalmente sono stati due cecchini, uno o due chilo sali quanto erano. Io so che mi sono svegliato dopo un po' di tempo, perché il professore di Saloli mi ha salvato, perché mi hanno messo lì a Gardone di Ghera, c'erano l'ospedale militare, l'ospedale che hanno fatto per i tedeschi, feriti di Cassino, non Cassino, erano lì, e lì quando erano sempre a posto li spedivano ancora, e c'era già il sangue lì già. Perché hanno dovuto farmi per tenermi vivo, perché quello che c'era lì vicino a me, quello è rimasto morto. Io mi sono salvato perché avevo davanti i portacaricatori da mitra, quelli lì mi hanno salvato, però si sono infiltrati dentro, la pallottola non mi ha neanche salutato. Quando è finita la guerra, hanno detto se andavo giù ancora a allenarmi per giocare ancora al rugby per i 20 anni. Quando mi hanno fatto la visita, il professore che ci ha fatto visitare, ma tu non puoi più giocare perché il tuo polmone non ti permette di fare questo sport. E di dire io ho smesso.